Questa mattina in città è arrivata l'urna di Don Bosco, l'evento è stato solo un primo momento celebrativo in vista della visita ufficiale dell'urna a Messina prevista per il 15 e il 16 novembre ed in preparazione del bicentenario della nascita del Santo dei Giovani nel 2015. Grande già oggi la partecipazione di fedeli e di rappresentanti della Chiesa, sentiamo Patrizia Casale. Don Bosco operava a Torino, ma la sua fama era nota in tutto il mondo. Le sue missioni toccarono tanti angoli del pianeta, anche la Sicilia. Convinse tanti giovani a donarsi a Dio, li esortò ad essere buoni cristiani e al tempo stesso onesti cittadini. Tutti dovevano contribuire a cambiare il mondo. Il suo carisma religioso, la sua coscienza civile affascinò i giovani di allora e questa sua forza straordinaria vive ancora oggi e si perpetua negli istituti e nelle comunità che operano nel suo nome. Ecco perché l'arrivo dell'urna di Don Bosco oggi a Messina era davvero un momento molto atteso. Il preludio alla visita ufficiale prevista il 15 e 16 novembre e dalla preparazione ad un momento molto importante, la celebrazione del bicentenario della nascita del Santo dei Giovani nel 2015. È un primo assaggio di quello che sarà il grande evento del 15 e 16 novembre. Un primo assaggio che però ha il gusto della santità. Don Bosco viene e incontra tanti santi, incontra il cardinale Guarino, incontrerà fra poco la Beata Morano. Un significato molto profondo quello della visita, un significato che trova le sue radici proprio nella spiritualità di Don Bosco per quella vissuta per i giovani. E proprio Messina viene ancora una volta a dire ai giovani: siate ottimisti, ritrovate la speranza che avete perso, anche di fronte alle difficoltà il Signore vi è vicino e Don Bosco stesso ci è modello in tutto questo. Viene allora a smuoverci, viene a scuoterci nelle nostre coscienze, viene a farci capire che ancora oggi si può sperare in Gesù Cristo, si può sperare in un futuro migliore. L'urna è una raffigurazione in cielo dove era contenuta la reliquia, è giunta in città di buon mattino, è stata accolta prima all'Istituto San Tommaso per un momento di preghiera, poi è stata portata nella cappella dell'Istituto Leone XIII delle Apostole della Sacra Famiglia, dove Don Gianni Mazzali, ispettore dei Salesiani in Sicilia, ha celebrato una santa messa. Erano presenti due consiglieri del Movimento Mondiale Salesiano, Suor Giuseppina Terrucci e Suor Chiara Cazzuola, tanti anche i cittadini presenti. Successivamente l'urna è stata portata da lì alla Chiesa Madre. Resterà in Sicilia fino al 20 novembre. Nella comunità salesiana fervono i preparativi in vista della visita ufficiale del 15 e 16. Il programma prevede numerosi momenti, fra cui la visita all'oratorio salesiano del Domenico Savio, l'incontro con i ragazzi della catechesi, la concelebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Monsignor Lapiana e una veglia notturna di preghiera alla parrocchia di San Matteo.